piombati al muro. Adesso proviamo. Vai, fate il terremoto. Aspettate che mi allontano un po'. Come va adesso? Sono caduto comunque. È caduto il terremoto, è così forte la roba, buca pure le pareti. È caduto l'armadio, molti cosmetici sono andati. Tutto. Invece qua non ci sono stati danni gravi e gli abitanti sono rimasti indenni. È emerso che Adina si trova in una zona ad alto rischio sismico. Tuttavia, ci è rincuorato sapere che il rischio sismico può e deve essere ridotto. Se la pericolosità di una zona non si può modificare perché fa parte di un territorio, come ne fanno parte le sue bellezze naturali, difficilmente può essere ridotto il valore esposto, perché significherebbe spostare in altri territori cose e persone. Molto si deve fare, invece, per ridurre la vulnerabilità degli edifici. Sono Matteo, vengo da Belmonte e frequento la classe seconda C. Io con i miei compagni ho costruito un sismografo per rilevare le onde sismiche, un modellino quindi non utilizzabile in caso di terremoto. Allora, il sismografo è lo strumento che registra le onde sismiche e tramite il sismogramma, cioè la scritta che deve appare qua sopra. Può essere considerato un semplice sistema a pendolo perché in pratica la teoria con cui si basa questo tipo di sismografo. Quando il terreno si mette a vibrare, il supporto con il pendolo comincia a scrivere. Vogliamo fare. Quando il terreno trema, questo dovrebbe iniziare a vibrare anche se non scrive dritto. In pratica scrive il sismogramma. Tramite il sismogramma si può capire qual è l'intensità del terremoto e quando il sismogramma è fermo si capisce che non c'è un terremoto.